ho amato tanto questo paese, a 690 metri sul livello del mare. Il balcone dei Sibillini, il paese delle 100 chiese, della Pinacoteca, del Teatro Giacomo Leopardi, della Scuola Magistrale. È un dramma, per me è un dramma. In parte è un dramma perché ho perso due case. Poi quando siamo arrivati all'ostello, insomma, la situazione per me e per la mia famiglia è migliorata. Anche se mi sono proprio buttato proprio sul lavoro, sulla cucina dalla mattina alla sera, quindi... Sono una dipendente del comune, quindi facevo la cuoca già da prima. Sono diventata la cuoca del sisma perché la comunità è stata portata tutta lì all'ostello. I primi tempi abbiamo fatto 1000-1200 passi al giorno. Tremavamo tutti dalla paura. Siamo diventati una comunità bellissima perché abbiamo trovato un senso di familiarità e anche di intimità che non pensavamo di avere. Per me è una grande amicizia con tutti, proprio con tutti. Gli alunni hanno saputo reagire, a mio avviso, perché sono stati più bravi di me perché hanno assistito alla demolizione della scuola elementare. La guardavano, cioè proprio volevano vedere, perché in realtà dicevano comunque se ne costruirà una nuova. A un certo punto ci si alza al mattino e si ritrova una realtà totalmente diversa da quella che si è lasciata. Ci siamo conosciuti meglio. Nella vita ce ne sono tanti di terremoti. Cosa più bella dopo il terremoto, lei intende? La vicinanza di mio figlio, anche se lui abita a New York. E mi telefonava continuamente, voleva sapere tutti i particolari, le mie reazioni. Dopo è tornato, ci siamo rivisti a Milano in casa di parenti. Ho detto: prendo il treno, vado a San Ginesio, mamma, entro in casa, vedo com'è la situazione e quando torno te la racconto sinceramente. Mi ha dato una gioia, una calma. Dopo il terremoto ti sembra tutto più semplice. Sentire la pioggia in questa tenda ti dà quella sensazione di rinascita. Sono a Picciapoca Anna Maria, nata a Teramo, in via Torre Bruciata, vicino ai pompieri. Però di questo fuoco, diciamo, nella vita mi ha aiutato tanto, anche a sopportare le cose brutte come un terremoto. Angosciati, impauriti, spaventati, eravamo... Non lo so, ci facevamo conforto uno con gli altri negli sguardi, ma avevamo tanta paura. Tanta paura. Mi portava d'estate in vacanza dicendo: guarda che bello questo paese, guarda il mare delle Marche. Mi ha convinto a lasciare tutto e a venire giù. Questo luogo per me rappresenta la ripartenza, per me è un luogo di ripartenza, perché è il punto da cui partono e prendono forma tutte le attività della nostra comunità. Il terremoto per me è stato un grosso cambiamento. Da un giorno all'altro mi sono ritrovata con un paese vuoto, vedere l'intimità delle case della gente così, ecco, svuotate senza più nessuno, è stato veramente bruttissimo. Ho un'azienda che si occupa di manutenzione del verde, un'azienda agricola, quindi per cui in molti magari abbiamo un attimo lasciato da parte il lavoro per dare una mano. Bellissimo avere intorno questi giovani che ci hanno aiutato. E vedere associazioni anche con, diciamo, stili diversi, riuscire poi a trovare un punto di incontro e collaborare per un fine comune è una cosa bellissima, è una grossa soddisfazione. Cosa bellissima? Non abbiamo guardato se io sono dell'Anteas, l'altro è del GUS, l'altro è degli Alpini, perché abbiamo avuto anche gli Alpini, quell'altro della Caritas, quello non è qui. Non abbiamo guardato a nulla, abbiamo guardato semplicemente al prossimo. Come vi chiamate? Andrea. Marco. Giulia. Che classe fate voi? Seconda. E come fate a fare tutti la seconda?
Perché siamo nati insieme. Vedi che cosa siete? Tre gemelli. Solo a parlarne già mi commuovo. Però dopo 6 mesi di fermo, di stop, per causa sisma, che ci trovavamo in piazza con il negozio che è stato inagibile, e grazie alle donazioni, grazie a voi tutti, grazie a tutti quelli che ci sono stati vicini, e siamo ripartiti. E ora siamo felici. Una famiglia è importante, con 3 gemellini che abbiamo è molto importante. Siamo ripartiti con forse anche un po' molta, molta più ricarica, forza, coraggio. Tanta fiducia dai clienti e da tutte quante le persone che sono state vicino. Con tutto il cuore lo dico. E anche i figli poi che ci hanno detto, mamma, babbo, ora siete felici, eh? Ah, l'hanno. L'hanno già sentito e capito subito. E si va avanti, come si dice, no? L'Antea c'è stata molto molto, grazie a Benito, grazie a tutti quanti, c'è stata altro che vicino. Arriviamo Sammy! Ciao! La fiducia. All'inizio, proprio niente. Ci aiuterà a vivere insieme, a condividere insieme e quindi riacquistare fiducia. Io ci credo. La fiducia non l'abbiamo mai persa. Insieme, tutti insieme. La voglia è quella di rimanere su questo territorio. E dirò di più che mi dispiace quasi a lasciare l'ostello. Perché io sono una persona molto socievole. Mi trovo bene anche con le persone di altri paesi. Io ho ritrovato l'amore della mia vita in questo periodo, sì. Sì, sì, sì. I ragazzi del nostro paese sono stati fantastici e noi anziani dobbiamo fare del tutto per non demoralizzarli. Dovevo stare a guardia di uno degli ingressi del paese, del centro storico, insieme al mio ex ragazzo, e stare lì forzatamente tutta la giornata, dalla mattina alla sera. Eravamo costretti a parlare perché eravamo solo noi due. Per me è stata anche una ripartenza della mia storia e è stato uno dei lati positivi purtroppo di questa vicenda brutta. Quindi sì, è stata la mia forza poi in questi mesi, mio porto sicuro. Secondo me ci riusciremo a risorgere.